Salve a tutti, benvenuti in questo nuovo video. In questa nuova video diretta avremo con noi Danilo Rebaschio e ricordo l'appuntamento di giovedì in cui avremo il presidente onorario della SABI, Cesare Bonasegale. Questa sarà una settimana molto, molto interessante, due ospiti molto interessanti, avremo molto di cui parlare e sicuramente toccheremo argomenti che interesseranno a tutti voi. Incuriosiranno anche tutti voi, quindi c'è l'occasione di fare le domande in queste sere più che mai. Voglio dare alcune comunicazioni. In settimana faremo uscire un video che abbiamo prodotto sulle prove di lavoro che sono state svolte a Campania qualche settimana fa in provincia di Salerno, nella speciale Bracco Italiano. Ci è arrivato tutto il materiale, abbiamo montato il video. Mi sono dimenticato per impegno personale di pubblicarlo questa domenica, però in settimana lo pubblicherò, quindi lo avrete subito disponibile. Domani dovrei riuscire a farlo. Dopodiché presentiamo l'ospite di questa sera, Danilo Rebaschio. Molti di voi lo conosceranno, per chi non lo conosce, è un addestratore e allevatore professionista. In quanto è un dresser, un addestratore di cani da ferma, lui è nato il 20 febbraio del 1957 a Pressana Bottarone. Ci troviamo in provincia di Pavia, stasera torniamo al nord Italia. E nel 1998 prende l'affisso dell'Oltrepò. È, come ho già detto, un allevatore, un addestratore professionista. Nulla, lui si dedica all'allevamento. I soggetti sicuramente parleremo di lavoro, parleremo di addestramento e avremo tante cose interessanti da toccare. Allora, io inizio con i saluti, aspettiamo intanto i 5 minuti di ingresso. Saluto Raffaele Bruzzese, Mario Gobbi, buonasera, Diego Marani. Sergio Pozzali, Giampaolo Emilio Paoletti, Nazareno Teti, Marcello Tedeschi, Andrea Morandi e Massimo Scevi. Forza, forza, entrate tutti, che ci siamo quasi. Allora, dicevo, in settimana poi, giovedì, abbiamo Cesare Bonasegale. Con lui, purtroppo, mi aveva consigliato di prendere in visione il libro da lui scritto che è in vendita sul sito della SABI, è disponibile sul sito della SABI, però non so se riuscirò a farlo, in quanto il libro non so se riesce ad arrivarmi. In ogni caso, un altro progetto che avevo in mente è quello di recuperare una bibliografia, in modo tale da consigliarla a tutti voi che me l'avete chiesto più e più volte, oltre a quelli che ci vengono consigliati dagli ospiti. Quelli che sappiamo essere in commercio, che molto spesso magari sfuggono a qualcuno, se riesco a leggere tutto, possiamo anche organizzare delle video recensioni, do il mio parere su quello che è stato il libro, in modo tale che poi lo acquistate e potete anche voi dire la vostra, oppure mentre io sto dando il mio parere, voi mi dite la vostra nelle domande. Poi parleremo anche di standard, ci sono un po' di programmi, insomma, che stiamo sviluppando perché gli allevatori stanno terminando. Ci rimane poi il giudice Manfroni, dopodiché avremo terminato con gli allevatori e chiameremo altri ospiti. Allora, abbiamo Franco Boni, buonasera, Giancarlo Perani, buonasera, Michele Contena, Stefano Branca, Davide Falchi e Brigitte De Vries. Spero che la mia pronuncia sia giusta. Siamo arrivati alle 21. Io sono pronto a fare entrare il nostro ospite, che è già qui con noi. Danilo, buonasera, siamo in diretta. Buonasera a tutti voi. Hai 38 spettatori in questo momento e 13 mi piace e stanno aumentando, sono appena diventati 42. Credo che toccheremo la soglia dei 60, come al solito, e forse anche di più. Ah, Danilo, bene. senta, allora io volevo iniziare con la prima domanda. Ci racconti un po' la sua storia e come è nata questa passione per il Bracco Italiano?
Beh, sì, è una storiella, insomma, via. Parecchi anni fa, da ragazzino, specialmente nei tardi pomeriggi estivi, mio padre mi portava spesso in bicicletta fuori paese, dove c'era Rino Vigo nel suo campo d'addestramento che preparava i suoi soggetti. Tante volte andavo con lui e poi spesso andavo anche da solo, col mio biciclettino, arrivavo là e stavo lì ad osservare. Insomma, questi soggetti, questi cani dai Bretton, ai Kurza, e poi osservavo con grande meraviglia, diciamo, questo bracco italiano che aveva una tipologia di lavoro completamente diversa dai Bretton, dai Kurza, dal galoppatore, insomma, via. E mi rimaneva impresso il fatto dell'uso dei sistemi, della lunghina, della corda che Rino lasciava per far lavorare il cane. E poi proprio la scoperta della cosiddetta famosa braga, che tanti ne hanno parlato, ne hanno dette di tutti i colori, che era Nel bene o nel all'orizzonte. male, Com'è? nel bene o nel male, la braga, dico, è uno strumento molto discusso e molto apprezzato allo stesso tempo. Il fatto della braga è molto bene, chi ne parla male è perché non la conosce. E allora metteva sto filo, che era un filo, filo di spago, un affare che passava nell'anello del collare, lo legava alle estremità delle gambe e sto cane prendeva sto passo, ma mi vedevo sta eleganza, mi sembrava di vedere un cavallino, che poi in effetti, insomma, assomiglia. E sta differenza di vedere questi soggetti, ostia, mi ha proprio reso, mi ha aperto un po' nel senso di dire, ma come mai, no? Allora tornavo a casa, chiedevo a mio padre anche lui, bracchi italiani li conosceva perché li vedeva da Rino Vigo, ma non c'era ancora questa cultura che poi la braga era da poco messa in atto perché Rino Vigo la usò specificatamente con l'IR 2 dei Ronchi ed era qualche anno prima, perché l'IR 2 dei Ronchi è nato nel 60, quindi io penso che avevo 8-9 anni, sono nato nel 57, quindi sono stato 65 più o meno che andavo a vedere queste cose. Finché, adesso per non farla lunga, un amico di famiglia di mio padre che abitava Oriolitta faceva il guardiacaccia nella riserva cosiddetta di Zorlesco, Zorlesco dove abitava il cavalier Paolo Cice. Insomma, gli porta sta bracca, sta cucciola di bracco italiano e neanche farlo apposta era una cagna che veniva dai Ronchi. Sta cagna, mamma mia, per noi in casa sta cucciola, poi sto bracco italiano. Già allora era come adesso, c'è cioè un cane che se tu lo vivi in casa è una cosa straordinaria, insomma, via. E niente, cresce sta cagna, diventa una bracca da caccia straordinaria, il che in paesi cacciatori parlano di questa bracca di Giovanni che, mamma mia, quando andiamo dietro, qui c'era la riserva di Cascinabella che tutti andavano a confaldinare un po' di fagiani e lepri, naturalmente. Insomma, sta cagna trovava l'ira di Dio. Viene a orecchie a Rino Vigo questa situazione, il che un giorno si presenta lì a casa nostra e dice a mio padre: Da Giovanni, dicono che hai una bracca veramente bella e brava, me la puoi far vedere? Sì, allora escono dietro in campo, lì stanno fuori 5 minuti, torna indietro Vigo e fa: Sì, ho visto tutto, è brava, 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 e va. Vabbè. Passa una settimana, arriva lì sempre Rino Vigo con Luciano Tansini. Luciano Tansini era l'allevatore con l'affisso di Zerbi. E io conosco per la prima volta il grande Lucianone, che era un omone, insomma, via. Insomma, viene sta cagna e gli chiede la cagna, la vuol comperare. Mio padre, no, 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 la cagna, guai, la moglie, i figli c'erano affezionati, no, no, ma poi non la do via, non la do. Non la do. Passa un po' di tempo, una domenica, arriva un omino in bicicletta e dice a mio padre: Giovanni, guarda che c'è Rino Vigo al bar che è lì con un signore e ha detto se puoi andare. E lui fa: Ma cosa vuole? Perché non è venuto qui? Vabbè, allora va. E io ho tagliato un po' la questione, ho detto: Stanno parlando ancora della cagna. Prendo il biciclettino e vado anch'io al bar. E c'era Luciano Tansini. E lì si sono messi ancora a parlare, insomma, gli ha offerto a quanto pare una cifra che all'epoca era cosa mica da ridere. Insomma, mio padre era quasi convinto. Allora io prendo il biciclettino davanti a loro, arrivo prima a casa,
E dico a mio fratello: papà vuol vendere la cagna. Mio fratello aveva 4 anni, ha 4 anni meno di me. Cosa fa? Va nel box, prende la cagna e scappa in campagna. Oh, mamma mia. Arriva mio padre, arriva Rinovigo, Luciano Tansini, e mia madre gli dice: guarda che Maurizio è scappato con la cagna perché ha saputo che la vuoi vendere. Insomma, a quel punto lei ha detto: no, non gliel'ho data prima e non gliela do neanche adesso. Poi, allora, Rinovigo ha detto: facciamo una cucciolata con sta cagna, e ha fatto una cucciolata, gli ha dato un cane su, che ora non ricordo sicuramente il nome. Insomma, da questa cagna è uscita la Gea, Pastingea, che poi l'ha intestata a Rinovigo, che ha vinto il centenario a Verona, il centenario dell'Enci a Verona nel 74-5, una roba del genere. Quindi, cioè, è stata, e da lì a casa mia non è più mancato il bravo italiano. Li abbiamo sempre avuti, mio padre ne ha sempre avuti bravi per caccia e via, e insomma, niente, li abbiamo sempre avuti tutto. Quindi è partita un po' così, per gioco, che mandavo a vedere a Rino in addestramento, e pian piano poi è arrivata sta bracca, che è quella che insomma Danilo, ci ha e fatto qual è innamorare di tutti stato noi. il cane che ti è rimasto più nella memoria? Voglio sapere, quello tuo di proprietà e quello che hai avuto il piacere di condurre? Guarda, è una domanda che mi fanno tanti. Qual è il cane che ricordo di più? Credo che lo faranno anche gli altri. Non so dare una risposta e ti spiego il perché. Ho avuto la fortuna di avere tanti cani bravi, bravi e anche, diciamo, stilisticamente importanti, bracchi veramente di razza. Però se devo farti il nome di un cane, per la miseria, guarda, è un cane che non è stato, diciamo, quello più esaltante come bracco, però è quello che mi ha impegnato in modo particolare, ma poi era lui che era un cane che, guarda, solo chi l'ha visto, chi l'ha vissuto, ed era Ciclò. Guarda, solo Sergio Cioli, che ne è stato il primo proprietario, e Massimo Scevi, che ne è stato il secondo proprietario, solo loro possono capire quello che, perché l'hanno vissuto anche loro sto cane. Questo era un affare. Prima di tutto, è l'unico cane che ha vinto per 2 anni consecutivi il trofeo dell'amicizia Pisa, che lì si svolgeva continentale inglese, una marea di cani, e i primi classificati a parità di qualifica facevano il barrage tra di loro con gli inglesi. Il secondo anno l'ho vinto battendo un setter inglese toscano, neanche tanto, quindi eravamo più. Cioè, quello era un cane che però tu a volte sapevi quando lo sganciavi, ma non eri sicuro di recuperarlo. Ecco, era quello. Lui aveva ogni tanto questi suoi momenti, e ogni 2 o 3 volte bisognava rinfrescargli le idee, cioè dirgli quello che doveva fare. Insomma, quello è quello che ogni tanto, se penso a quel cane, mi emoziono ancora. Mi è entrato nella pelle. Ecco, sono quelle cose che non puoi dimenticare, assolutamente. Veramente è stato un grande, diciamo, per me, perché poi sono quei caratteri che tu, magari ti faccio un esempio. Una volta ero a fare una prova, credo, in Val Bormida. Partono 3 caprioli e lui è partito. Ah, capriolo era così, perché l'amico Cioli da giovane gli era fatti abboccare qualcuno. Insomma. Vabbè, va via. Allora che faccio? Niente, devo finire la batteria, tanto lui non torna, poi torna, perché lui tornava, assolutamente. Un'ora e tre quarti dopo, ma arriva che era infangato di letame, perché probabilmente caldo era estate, quindi poi ha trovato sta sporcizia e gli si è rotolato dentro. Lui, quando mi ha visto, sembrava avesse visto il Messia, no? Per dire: ecco, mi sono arrivato, e veniva per saltarmi addosso, e dico: stai dietro, sei tutto sporco. Cioè, era un cane così, era un cane che lui andava via, sapeva di non doverlo fare. Quando rientrava, guai, ti voleva abbracciare. Insomma, bisognava viverlo quel soggetto, guarda, è una cosa che. E ti ripeto, quando penso a quel cane, ho un attimo di emozione, perché veramente mi è rimasto nella pelle, veramente grande. Cani di grande intelligenza, quindi Ah, che quello poi
era intelligente a dir poco, nel senso che lui sapeva tutto quello che doveva fare, però io glielo dovevo ripetere, ogni tanto gli dovevo ripetere l'ABC, ma anche le stupidate, ogni tanto bisognava ripeterlo. Boh, lui per un periodo faceva tutto bene. Poi quando ti accorgevi che cominciava a prenderti la mano, è ora di riprenderlo e dovevi fargli fare ancora le A, le B, le C. Era così, però Perché cavolo. andava oltre, faceva altri ragionamenti e si dimenticava. Allora, guarda, veramente spiegarlo non è cosa semplice, veramente bisognava averlo visto, vissuto un attimo. C'era il mio amico qui che mi seguiva, lui era un bretonista, e tutte le volte diceva, quel cane lì, ne devi inventare qualcuno. C'era sempre qualcosa di nuovo, quello ti stimolava sempre. Grande, grande, grande. Danilo, tu sei un allevatore e hai condotto anche tanti cani, ma nella tua carriera, se possiamo quantificare i risultati che hai ottenuto, quali sono stati, quali ti hanno dato più soddisfazione? Ma guarda, ho degli episodi. Quello in primis, diciamo, la Coppa Europa vinta nel 2009 in Spagna con Seres, il bracco di Chevi. Lì è stata Seres delle l'apoteosi. Terre Eliane. Seres delle Terre Eliane, allevatore il grande Perani, l'amico Perani. Mamma mia, quello, guarda, perché è stata una fatica quell'anno, mi ricordo, abbiamo fatto 20 giorni in Spagna sotto l'acqua. L'allenamento era una cosa bestiale e lì dovevi, stanchi noi, ma dovevi anche non stancare i cani, sia fisicamente che psicologicamente, ma sotto quei tempi lì, il fango diventa, mamma mia, una roba fuori dal nord. Insomma, sto cane viene selezionato, per fortuna nostra. E ti dirò che quando mi sono presentato al turno avevo a disposizione il giusto terreno, perché a volte bisogna avere anche la fortuna delle giuste situazioni, il che era determinato in fondo, ma campi dalla Spagna a vedere un mare diverso, no? Diciamo, da un fossato, altrettanto sulla sinistra risalita e c'era un uliveto, e io ero proprio nel centro e ho detto fra me e il cane, siamo nel posto giusto. Perché c'erano i giusti punti di riferimento. Difatti, ma ne ero talmente sicuro di far bella figura che ero bello, tranquillo come non so che cosa. E il cane, anche lui, subito si è messo in azione e ha fatto un turno magnifico con due punti, con una risoluzione perfetta. È stato veramente grande. Quello è stato, ecco, un episodio che naturalmente ricordo con grande, grande piacere. E un altro è in una Coppa Italia con Zorro, che fu il primo braco italiano a fare un cacciotto, anzi ancora l'unico braco italiano ad avere il cacciotto in Coppa Italia, sotto un richiamo, perché si è messo a nevicare a metà mattinata, poi vado al richiamo, che era tardi, e c'era già un 5-6 centimetri di neve, tutto bianco, in mezzo a sto pioppetto, mi ha agganciato tre femmine di fagiano. E c'era dietro a vedere Grechi, allora presidente della Sabi, che come ho finito il turno, che ha trovato, ha fatto il punto esto, lui quasi in lacrime mi complimentava del cane. Cioè, sono quelle emozioni un po' particolari, saranno magari cose un po' così, infantili, ma mamma mia, piacevolissima, ecco. Queste sono quelle cose, insomma, che mi godo un po' di più, via, se vogliamo. Poi, vabbè, risultati, ho avuto la fortuna di farne tanti. Insomma, però queste sono quelle cose che, insomma, ti fanno sorridere, no? Ti danno quel Sì, piacere sicuramente, particolare. grande soddisfazione poi vincere una Coppa Europa, tanto di cappello. Senta, No, Danilo. perché poi ha fatto una riserva di cacciatori, ha fatto il secondo eccellente riserva di CAC, riserva di cacciatori. Ma c'è un fatto che giudicava un belga e un altro sacramento che non so di dove, che loro avevano paura a dare il CAC al braco italiano perché, non conoscendo bene la razza, avevano paura che se poi le altre batterie avessero avuto il CAC c'era da fare il barrage e magari il braco italiano non era magari allo stesso livello. Cioè, Allora, l'ho saputo perché poi che ci accompagnava.
era uno spagnolo che conosco molto bene, giudice, ma lì faceva l'accompagnatore, e mi ha detto chiaro e tondo: il cane del cacete era il tuo. E non, ma poi a me va bene lo stesso, contentissimo, felicissimo, una roba. Ho festeggiato, giuro che ho festeggiato io e il mio amico che era con me. Non siamo andati perché è finito tutto. Siamo tornati nel nostro hotel. Abbiamo festeggiato noi, ci siamo mangiati un entrecot grosso, enorme, una bottiglia di spumante, e poi l'indomani mattina siamo partiti per casa, tutti contenti. Ecco, Danilo, chi è stata la persona con cui tu le sei confrontato di più, insomma, l'amico che ha trovato in questi anni di bracofilia? Ah, guarda, io ho avuto un cliente, ma più che cliente era un grande amico, ed era Renato che è mancato qualche anno fa. Lui ha fatto con lui, anzi, lui è venuto con me per 30 anni giusti. L'ho conosciuto nel 78 ed è morto nel 2008. 30 anni giusti, è venuto con me dappertutto a fare le prove in Italia, all'estero. Era presente, grande bracofilo, grande intenditore e conoscitore della razza, proprietario dei grandissimi cani. Che lui è stato proprietario della Vira di Montepetrano, la Vira che era figlia di Rea di Montepetrano per Burt di Zerbio, tutti e due figli di Lira. Dalla Vira poi è nata la Zara poi accoppiata con il Fer, il grande Fer di Luigino Bottani, nacque il Marco e il Mirko, Marco e Mirko che erano due cani veramente importanti. Da Marco poi è nata la Giorgia, sempre di Tosi, la Giorgia poi ha dato la Melia dell'Oltrepò, la Melia sempre di Tosi, che poi la Melia era madre di Zulù con Zorro, Zulù dell'Oltrepò che era sempre di Tosi, e Zulù è quello che attualmente la Pamela degli ultimi anni, via così, è nipote diretta. Cioè io nella mia linea personale ho ancora questa fetta che si torna indietro, che è molto indietro, ma se guardiamo è vicina. Arrivare all'IR 2 dei Ronchi, forse questa mia linea, quella ancora più vicina, perché gli altri ormai si sono diluite negli anni. È lontana anche per me, ma è vicina, cioè riesco ancora ad avere alcune caratteristiche, nel bene e nel male, perché anche là non c'erano i suoi problemini, che mi rispecchia quella linea. Quindi, cavolo. E Tosi è stato un grandissimo personaggio, chi l'ha conosciuto, un bracofilo di altri tempi e persona di altri tempi. E un'altra persona che era un collega, anche lui purtroppo è mancato, che spesso ci si trovava, ci si anche confrontava, sia sul terreno che poi, diciamo, a tavola, uno scambio di opinioni fra operatori del settore e via, era Luigino Bottani. Luigino Bottani, che purtroppo anche lui ci ha lasciato. Ma insomma, poi ti dirò, io credo di avere buoni rapporti con tutti. Non sono uno che, diciamo, si apre molto alla platea, perché preferisco, forse nel mio carattere, vado a fare le prove, non mi fermo mai a pranzo, cioè non sono quello che gli piace così stare in mezzo alla piazza e via, è nel mio carattere, via. Però credo di essere in buoni rapporti con tutti, anzi, dico Senta, sempre quello. Danilo, parliamo un po' di addestramento, che è un argomento che ha toccato molti telespettatori negli ultimi giorni e li ha incuriositi molto. Vorrei farti due domande in merito. Secondo lei, cosa dovrebbe fare un proprietario di bracchi italiani prima di mandare il soggetto in addestramento? In cosa consiste l'addestramento? Ma è un po' vaga la questione, perché dipende uno l'addestramento per cosa? Cioè uno ha un cane, ha un soggetto. Ce l'ha per quale motivo? L'hai preso per la caccia? L'hai preso per l'eventualità delle prove? L'hai preso per cosa? Poi l'addestramento chiedi a secondo delle tue esigenze. Cioè se uno per dire, non so, vuole il cane che sia preparato per la caccia e non ne ha le possibilità, ecco che allora si deve affidare a un addestratore. Insomma, quindi uno dice sì, ma io ho il mio cucciolo, cucciolone, quel che l'è, vorrei insegnargli, voglio usarlo a caccia, ecco che allora si intraprende un tipo di addestramento utile
poi la questione venatoria. Se invece uno, per dire, vuole avere ispirazioni sui campi da prova, ecco che allora si deve dare una valutazione al soggetto in modo diverso, vederlo sotto l'occhio poi sportivo, chiamiamolo così, per vedere fin dove può arrivare. O si fanno domande specifiche, cioè allora ci si può dare una risposta. Spieghiamo un po' qual è la differenza tra il cane da caccia e il cane da prova, che molto La spesso. differenza è basilare, insomma, è come per dire una persona normale, un atleta. L'atleta corre i 100 Bolt corre i 100 metri in 9 secondi, io li corro in 35, cioè la differenza è quella. Cane da prova. Insomma, il cane da prova è un soggetto un po' al di sopra delle righe, no? Comunque, ciò non toglie che venatoriamente deve essere cacciatore, perché altrimenti non ci siamo. Quindi poi si fanno le proprie valutazioni, gli si fa una bella annata di caccia, perché è quella che poi sveglia quella che è la sua venatorietà, hai capito? Dopodiché, se il cane ha quelle caratteristiche di razza, che esprime caratteristiche di razza necessarie, che allora ci si può avventurare in una preparazione portando il cane nei terreni giusti, con la selvaggina giusta, fargli così esprimere il massimo possibile della sua avidità e via, poi piano piano si intraprende un lavoro. Ma nel momento in cui io acquisto un cane, ammettiamo che i genitori promettono bene, io voglio fare prove di lavoro con questo soggetto, Sì. cosa faccio dal momento in cui che lo porto a casa finché non finisce nelle mani di un addestratore? E quando Allora, consiglia di metterlo nelle mani di un addestratore? parliamo del cucciolo, no? Il cucciolo per gioco bisogna imporgli alcune cose. Per gioco gli si impone il guinzaglio, il collarino, il guinzaglio, devi imparare ad andare al guinzaglio. Per gioco, magari con la pallina, ci si fa fare il riporto, cose che poi gli rimangono. Perché se vengono presi da cuccioli queste cose e si fa per gioco, gli rimangono e non tribuli dopo. Hai capito? Poi quando il cucciolotto, che già sui 3 mesi e mezzo, 4, tu te lo porti a spasso, vai fuori, vai sul terreno, vede una farfalla, vede un uccellino e comincia già ad interessarsi a una cosa e l'altra, ad arrivare poi all'età, naturalmente, che lo si porta poi all'incontro con la selvaggina per dargli un certo interesse. L'interesse sempre inizialmente, ricordatevi, venatorio, è la caccia. Si fa una bella annata di caccia. Se nell'annata di caccia il cane si vede che ha una certa espressione di cerca, naturalmente abbinate alle qualità necessarie per poi mettersi in mostra, ecco che allora poi al limite si può contattare un addestratore, gli si fa vedere il soggetto, lui la valuterà e a secondo delle esigenze del proprietario e di quello che il cane pian piano può dare, si traccerà un futuro. Insomma. Nel Detto momento così in cui. Certo. sembra semplice, ma comunque anche qui ci sono degli ostacoli perché insomma non è semplice, non è detto che il cane poi abbia quel carattere necessario che si riesca poi a domarlo come si vuole, in ogni caso. E comunque anche il dressaggio, sappiatelo bene, non dà mai nulla al cane, toglie sempre qualcosa. Deve sapere. Il Dimmi. dressaggio ha degli schemi ben precisi, nel senso ci sono degli step che lei segue durante l'addestramento, oppure varia da soggetto a soggetto e se varia. Vada soggetto a soggetto, cioè più o meno, diciamo che la strada è un po' così per tutti. Poi, però, man mano che la fai, dipende dal soggetto, se magari ha bisogno di un qualcosa di diverso, dipende dal cane, dipende dal suo carattere, dal modo di apprendere. Ci sono quelli che magari, non so, arrivano a un'età già giovanile, ma sono già pronti ad apprendere, quello che invece ha bisogno un attimo in più, dipende dal soggetto. Non è detto, perché Ok. più o meno le cose sono quelle, però sono le applicazioni magari fatte in modo diverso, dipende dal soggetto. Perché in Meglio effetti, guarda, strumenti,
Strumenti da utilizzare nel momento in cui uno si approccia al dressaggio del cane, all'addestramento, che ci consiglia? Strumenti per cosa? Per l'addestramento in che Tipo, senso? per l'addestramento, nel senso, io prendo un cane, ho bisogno del fischietto, ad esempio. Ah, vabbè, adesso, beh, insomma, io credo che il fischietto sia l'unico, perché andare in giro, mettersi a gridare, chiamare il cane, insomma, erano cose di altri tempi. Credo che il fischietto sia l'unico strumento in cui in silenzio, perché tu dai il colpo di fischio e basta, cioè il cane deve essere abituato ad avere un ordine, ma questo viene col tempo, non crediamo che, perché poi il cucciolotto lo fa per gioco, tu lo chiami, viene subito. Quando poi comincia a correre dietro qualche uccellino, tu lo chiami, non viene più. Quindi ha dimenticato quel gioco di cortile, però quando tu cominci a pretenderlo anche lì, già gli si rinnova che l'aveva già fatto, quindi già diventa meno problematico, hai capito? Ok, allora, Danilo, io direi che possiamo passare all'argomento allevamento. Volevo sapere la tua idea e la tua politica allevatoriale, cioè nel senso come hai strutturato il suo allevamento e quali sono stati i suoi criteri selettivi, fino ad ora, nel senso come scegliamo un riproduttore, perché quello piuttosto che quell'altro e così via. Guarda, definirmi allevatore no, io non mi definisco un allevatore e ti spiego. Allevatore, io sono uno di quelli che fa due cucciolate, una, due cucciolate all'anno, quindi non posso essere un allevatore. La figura dell'allevatore è ben altra. Però posso dire come ho sempre cercato di lavorare, insomma, negli accoppiamenti. Non è che bisogna studiare bene i soggetti che uno ha. Ad esempio, parliamo di femmine perché è meglio avere le femmine e i maschi più o meno in giro, gli stalloni li trovi. Sono le femmine importanti che non trovi, non è facile. Le femmine, dal lato mio, ho sempre preferito che siano cacciatrici. Cacciatrici vuol dire fare caccia. Fare caccia vuol dire dimenticare anche le poesie, ma farla in modo anche rustico, cioè nel senso che il cane da caccia deve essere lottatore, non deve aver paura di niente, di nessuno, infilarsi dappertutto. La sua voglia deve superare qualsiasi ostacolo. Dopodiché, se oltre ad avere queste caratteristiche ha anche belle qualità, ben bene. Altrimenti gliele ricerchi sul soggetto, diciamo, lo stallone, perché devi vedere dove ha carenza la tua cagna. Devi cercare quello stallone che quella carenza non ha, perché altrimenti fissi sicuramente i negativi. Poi nel bracco italiano cosa vuoi? Più o meno gira e gira, siamo tutti un po' parenti, no? Io parlo linee da lavoro, io sto parlando, io intendo il bracco italiano cane da caccia, quindi Sì. primariamente il lato venatorio, dopodiché la morfologia ci deve essere perché comunque la morfologia è in funzione al lavoro. Però prima di tutto, essendo cane da caccia, bisogna mirare alla questione venatoria. Quindi da lì poi si prova, perché non è detto che fai la cucciolata perché hai figlio di Tizio, figlio di Caio, belle qualità questo qui, belle qualità quello là, se non si assimilano. 2 più 2 in genetica non fa 4, quindi a volte ti può fare 5, una volta ogni, ma normalmente tiri un po' indietro. E poi da lì cerchi di creare qualcosa di diverso, magari tieni quello che ti sembra buono, poi lo vai a riaccoppiare magari con un altro soggetto che nasconde un po' i difetti che ha questa. Cioè, si cerca sempre di migliorare sul fatto della riproduzione, il che non è semplice, via. Anzi. Ma cosa la colpisce in un riproduttore? Cioè, perché scegliere uno piuttosto che un altro? Nel senso. Scegliere uno a secondo, come ti ho detto, a secondo di quello che tu hai da mettere a disposizione. Quindi in base alla femmina scegliamo il maschio Ma ideale. i maschi ideali li vai a vedere sul terreno, te ne accorgi quando li vedi
li vedi sul terreno, vedi le caratteristiche, vedi la continuità del cane che lavora, il cane che è in classifica, come fa a prendersi i punti, come li va a cercare, che non è fatto il cane perché corre, ferma, fa i risultati, no, non vuol mica dire nulla, cioè il cane che fa tanti risultati, mica detto, bisogna vedere se quel cane ha le caratteristiche per essere un riproduttore, non è detto. Ok. Non è detto che è un cane campione ed è un riproduttore, tutt'altro per la miseria. Campioni ce ne sono a centinaia, poi i riproduttori sono pochi. Ok, Danilo. Poi lì va anche un po' al tuo istinto, no? Il conoscere un po' le cose, il conoscere un po' le linee, ti va a ricordare qualcosa, ma ti ricorda qualche soggetto del passato, sì, che c'è dentro, vedi, riproduce, magari è saltata fuori una cosa particolare, piacevole del trisnonno che c'è sul bisnipote, magari questo, cioè, sono tutti calcoli che devi fare perché te li devi sentire. Se non li senti, addio, allora vuol dire che accoppi maschio e femmina per fare cuccioli, ma quello diventa una cosa un po' così ridicola, insomma, via. Poi Danilo, ognuno è quello che si sente. prendendo l'argomento giovani, mi hai detto che è un argomento che ti tocca molto e che vuoi esprimere un'opinione, no? Ma io ho due domande. Innanzitutto, i consigli che puoi dare ai ragazzi che si stanno approcciando all'allevamento o al dressaggio, ma una domanda specifica. Secondo lei, perché ci sono pochi ragazzi nell'ambiente del bracco italiano rispetto a quello degli inglesi o dei continentali esteri che si azzardano a condurre il cane in prova? Bella domanda. Allora, diciamo che, come ti ho detto prima, che siamo partiti dall'inizio, quando vedevo Rino Vigo che scendeva con un Breton, un Curzer, e poi mi ha meravigliato il fatto della differenza con il bracco italiano. Perché il bracco italiano, quando io mi metto a lavorare, facciamo un esempio, se io mi metto a lavorare un bracco italiano e lo porto a termine, preparo un cane per le prove, faccio l'esempio. Dall'inizio alla fine, non so, impiego 6 mesi, 7 mesi, un anno, 2 anni, non lo so, dipende dal soggetto. Nello stesso tempo che io preparo un bracco italiano, avessi 5 inglesi, potrei farmi le ferie. Il continental italiano, prendiamoci anche lo spinone, ha delle difficoltà particolari e sono soggetti diversi. Diversi vuol dire che loro. Tu devi avere a volte il guanto bianco per poter insegnargli alcune cose. Ha delle difficoltà che le altre razze non hanno. Il galoppatore è lì, pronti via, lui parte sempre. L'inglese, il consenso, astia, lì è naturale. Questi qui, mamma mia, devi, non so cosa fare per fargli capire il consenso. Le ferme solide, gli inglesi, c'è la naturale, pam, pam. Questi qui a volte ti fanno tribolare e poi diventano dei grandi fermatori. Non è che non sono fermatori, però la prendono in un modo particolare. Tu non è che gli puoi dare quattro bacchettate e quello capisce. Mamma mia. Lo devi convincere. Convincere vuol dire lavoro. Lavoro vuol dire a volte, naturalmente, soggetti importanti che ti danno la sicura riuscita perché hai le qualità e ti voglio tirar fuori. Ecco che diventi matto, vai a ricercare la brigata di stame che l'hai vista andare giù là ed è quasi buio, non vuoi, prendi la corda, ci porti il cane e fiutale lontano e stai e fiuta finché Dio buono se gli si apre poi il cervellino, pian piano ti arriva ad essere però ti sei fatto un mazzo che fa paura. Nel frattempo io lavorerei 5 inglesi e posso anche andare in ferie nello stesso tempo che ho fatto un cane. Ecco la difficoltà. Che è bello e tutto avere tutti i giovani quando vedono il bracco italiano, che bel cane, che bel cane, che bel cane, normale. Se poi uno comincia a fare dei lavori, un disastro, perché essendo un ragionatore, il bracco italiano è un ragionatore. Sì, se ragiona nel verso giusto che tu vuoi, andiamo bene, ma se la ragiona a modo suo e fargli cambiare idea, non è cosa semplice. Perché poi ti Bisogna scontri. instaurare un rapporto. È proprio così, tu devi cercare di
Insomma, non so, sono esempi, non so quale esempio puoi andare a portare nella stessa misura quando hai a che fare con questi soggetti che ragionano. Ti ripeto, se poi ragionano nel modo giusto per loro, ma errato per quello che a noi serve, prima di poterlo portare a quello che tu vuoi, devi farti un mazzo veramente. E lo fai volentieri se intravedi quel soggetto e dici, oh, tranquillo, che quando esci sei giusto, e allora ci stai dietro. Ma ti ripeto, avessi 5 inglesi, me ne vado anche in ferie con il tempo che ho usato a preparare un brano italiano. Non Quindi, tutti così, Danilo. non tutti così, ci sono anche quelli che ti seguono bene, non esageriamo, però insomma, mettiamo in preventivo che un giovane che poi si mette a pasticciare il suo cagnotto, fosse un breton, valiva là, ce la può fare. Un braccio italiano, si trova poi che il cane ha preso dei difetti perché non è stata errata subito il primo impatto ed è un problema. Poi è una razza che purtroppo non è così, nell'uso generico dei cacciatori. Il cacciatore, lui quando al breton ha un Kurtz, ha un Drat, ha un Setter, posto. Un braccio italiano impone difficoltà ed è un cane solo per amatori, com'è il Pointer, che è l'altra razza che soffre anche lui più o meno della stessa problematica. Il cacciatore generico non usa più il Pointer è in mano ai Pointer, come il braccio italiano è in mano ai Dracofici. No, il cacciatore, quello che viene qui a casa mia, a volte mi chiede un cane che vuole andare a caccia, magari mi chiede il Setter, io non ce l'ho un Breton, un Kurzer, un Drafter, gli può andare bene a volte lo stesso. Se gli propongo il Pointer, il braccio italiano scappa. Cioè, il cacciatore generico, queste due razze non gli piacciono. Perché c'è ancora una diceria, no? Che il bracco è pesante e non va, fa la bava. Poi magari se uno lo prende e prende un soggetto piuttosto nevrile, invece di essere utile, invece di fermare, di essere cacciatore, cosa fa? Gli butta all'aria, lo rincorre, va e lui deve mettere in moto per andarsi a prendere il suo bracco, viene qui e te lo sbatte in faccia. Cioè, Sì, cacciatore è chiaro, è della realtà dei fatti, della perché realtà dei fatti. se ne sentono di questo. Oltretutto, se in una panda ci metti due Breton, un bracco non ci sta. Ecco, oltretutto lì. Peccato, peccato Danilo, perché. che consigli ci vuol dare quindi? Dopo, io sono rimasto un po' scoraggiato forse da questa cosa, però è la realtà dei fatti. Guarda, io ti racconto la mia, attenzione, è la mia realtà, No, insomma, io la. no, ma il problema è che è anche la mia, quindi però non tradirò la razza. No, guai, guai a tradire, però è un fatto reale, è un fatto reale. Io cerco sempre di proporre, a volte ho qualche buon soggetto che possono essere utili ai cacciatori che fanno la loro caccia tranquilla, gli dici il braccio italiano, cominciano a dire no, è grosso. Poi d'inverno soffre il freddo, poi a casa, insomma, tante storie. Gli dai un setter, un bretolo, quello lì via, quello lì va bene. Però è così, insomma. Sì, sì, sì. Danilo, che consigli ci vuol dare quindi a noi ragazzi? Cosa dovremmo fare per migliorarci, per andare avanti, insomma, cioè, cosa nota che non sta andando, errori che si commettono? Guarda, ai giovani, sì, direi di proporsi, di avere anche coraggio, via, di essere umili e soprattutto di non essere presuntuosi. E ti spiego il perché. Non è detto perché uno è titolare di affisso e ha due cani in cortile lì a coppia ed è un allevatore. Assolutamente no. Per essere allevatore bisogna conoscere la razza, conoscerla bene, conoscere il bracco italiano, andare a leggere il bracco italiano da dove viene, conoscere la sua storia e l'evoluzione che ha avuto negli anni, perché come tutte le razze, il bracco italiano, ma anche le altre razze, ci sono dei periodi in cui hanno delle evoluzioni, nel bene o nel male. Abbiamo visto che negli ultimi anni li abbiamo alleggeriti, abbiamo tolto finalmente quelle famose giogaie, quell'infatismo. Cioè, queste cose
Il giovane, l'allevatore, l'interessato deve conoscere il perché sono successe anche queste cose. Deve conoscere anche la realtà degli allevatori di un tempo, del passato, cosa hanno fatto, perché hanno fatto quello. E oltretutto conoscere e andare a conoscere gli allevatori odierni, quelli che abbiamo ora, perché hanno fatto alcune cose, per quale motivo e dove sono arrivati. Cioè, bisogna avere conoscenza, perché guardate che, come ho detto prima, braco italiano è un cane di caccia. Se perdiamo le caratteristiche del cacciatore, noi perdiamo la razza. Adesso ci sono troppe cucciolate a vanvera. Io non voglio far polemica perché ognuno a casa sua fa quello che vuole, attenzione. Però se io devo così esprimermi, cioè cucciolate buttate lì di cani che non hanno mai visto il campo verde solo perché vanno a fare la domenica in ring. Va bene, ma se quel cane non ha le caratteristiche di razza, quello se figlia, butta in giro delle nutrie. Cioè, tutte cose che poi ci ritroviamo. Perché poi giri gira, come tu vedi, brachi italiani, 500-600 all'anno, siamo al lumicino. Se poi, se questi 500-600 all'anno, diciamo che due terzi fanno parte di quei soggetti che non vanno in mano ai cacciatori, non vengono usati per la caccia, dimmi te, dove andiamo a finire? È quello che dico. La storia della razza va conosciuta. Voi giovani informate, più informazioni avete, meglio è. Così poi quando tu vedi il tuo cane o la tua cagna, dici, sì, tu hai delle caratteristiche che meriti proseguire. Altrimenti tu no, mi dispiace. Sei mia, ti tengo, ma non ti uso in riproduzione. Una volta usata in riproduzione, sono lì. Cioè, non siamo più ai tempi di una volta che cane che non andava, sai bene cosa facevano. Ora come ora tu hai una cucciolata, ce l'hai. Non sono storie. Cioè, le razze, poi nella nostra in cui siamo al lumicino, come nati, facciamo presto a perdere tutto. Poi se perdiamo tutto, perdiamo un patrimonio. Questo è un patrimonio di centinaia d'anni, voi ragazzi. Non scherziamo. Informazione, prima di tutto, guai, parlate con chiunque, leggete. Andate a sentire le storie degli allevatori, di tutto e di più, cioè più avete informazioni e meglio è, e più vi aiuterà a capire il soggetto che avete davanti. I cani vanno anche capiti, il colpo d'occhio vi viene se uno è informato, se non è informato non hai colpo d'occhio. Ed è quello che tentiamo di fare con questa iniziativa e con questo Dai, programma. certamente, certamente, bisognerebbe poi fare un discorso lungo, ma non voglio entrare a fare discorsi, a parlare di esperti e non esperti, che mamma mia, io vedo cose nelle esposizioni che rimango allibito. Io non so più qual è il cane che morfologicamente è aderente al tipo, perché tu vedi dare dei risultati degli affari e dici ma cosa sono? E altri che magari avrebbero caratteristiche utili. Non lo so, qui c'è qualcosa che non mi piace, non mi piace nulla. Così non andiamo bene. Cioè, così non si va da nessuna parte. Non perdiamo la razza, perché questa è una razza storica. Poi tanti mi dicono, vabbè, tu sei un po' così, tanto ormai vedrai che fra un po' non si taglieranno più le code, rimarrà, dovremo avere il braco. No, perché non è più il braco italiano. Se mi impongono di tenere le code dai continentali, non c'è più il continente. Non mi puoi dire che sì, è il braco italiano, ma sì, ma dai, al pezzo di. No, quello non è braco italiano. Quello è un cane assomigliante al braco italiano. Perché la coda è funzionale, non è estetica, è funzionale. Se gli togli la funzionalità, è come una macchina da corsa che gli togli la turbina e gli metti un carburatore. Io, cosa fa? Non è più una macchina da corsa. È la stessa cosa. Io qua, quando facevamo i versi con i rally e via, io mettevamo su dei sole, degli affari lunghi così per avere cavalli a non finire. Se glielo toglievi, mettevamo un carburatore normale. Era una macchinetta normale ad andare a fare passeggiare. Se prendiamo le caratteristiche, finiti, finiti, Io guai. l'idea che mi sono fatto girando i ring di esposizioni, insomma, in quasi tutte le province, è quello che secondo me se noi giovani dobbiamo avere il coraggio di esporre, condurre, andare a caccia e iniziare ad allevare,
Gli anziani devono avere il coraggio di andare a studiare, fare il corso da giudice e mettersi in scommessa con se stessi, perché servono giudici specialisti di razza. C'è un giudice che ha toccato con mano la razza, un giudice che vede un cane e sa quel cane già cosa ha fatto fino ad ora e non viene truffato, diciamo, da chi fa l'handler e tenta di nascondere i difetti per esaltare i pregi. E poi quindi andare a fare dei giudizi, perché un giudice che non ha testato con mano la nostra razza è una persona che comunque ha studiato lo standard, per quanto è una persona preparata, non avendo avuto l'esperienza diretta, mette in atto lo standard, che però è un qualcosa di statico. Ma vedi, E hai quindi detto poi bene. succede quello. Hai detto bene, ma lo standard va interpretato. Cioè, se io lo leggo, ma va interpretato. Se tu non conosci la razza, tu devi conoscere la razza e lo standard ti aiuta poi a capirlo meglio. Ma se altrimenti tu leggi lo standard e sei convinto di avere, cioè, finita lì, chi capisce lo standard? Nessuno. Cioè, tu Sì, devi sì, sì. conoscere. Il fatto, mamma mia, porca miseria, questa è una discussione tremenda. Ce l'ho con queste situazioni, perché sono quelle che ci portano poi alla deriva. Cristo d'un Dio, hai detto bene tu. Gli esperti sono quelli che è una vita che navigano nei cani, sono quelli che sanno il problema e il perché. Quando c'è un problema, è importante sapere. Perché così lo puoi concludere. Se tu non lo sai il perché c'è il problema, cosa fai? Nulla. Non abbiamo gli esperti, non ci sono. O pochi, perché sono pochi. Ora non li fa neanche più giudicare, parliamo delle speciali, cioè altro discorso. Ma dico, Cristo, che poi più che altro nelle speciali di razza c'è ancora un giudizio, diciamo, buono. Io mi riferisco alle manifestazioni e alle altre esposizioni così Sì, le normali. Non... internazionali, le nazionali, che il problema è più Oh, grave, sì, sicuramente. dico, o fanno apposta o sono degli emeriti ignoranti. Ma... Riesco a capire come fanno a dare certi giudizi su alcuni casi. Ah, io penso che sia il fatto che ognuno vede l'ottica della sua esperienza, cioè se io ho allevato per una vita cani da show, è normale che poi, nel momento in cui mi arriva un bracco italiano morfologicamente impeccabile, che però funzionale non è perché non gli vedi quell'espressività nell'occhio, non gli vedi quella muscolatura da lavoratore, eccetera, lo fai vincere, perché quello effettivamente è il cane che fa show. Sì, Che ma ti vedi, voglio dire? adesso hai detto una bella cosa, perché non ha espressione. Guarda che l'espressione è sinonimo di razza. Quando tu vedi un Sì. cane rullato in faccia e quello ti dà, è espressivo, quello appartiene alla razza. Se non è espressivo, attenzione, l'espressione è sinonimo di razza, non confondiamo. Cioè, ci sono tante cose, mamma mia. Poi basta vedere quando c'è qualche raduno importante, parlo dei raduni, i nostri raduni delle speciali e via. Quando in una classe campioni ci sono 8-10 cani e ce n'è uno diverso dall'altro, c'è qualcosa che non quadra. Eh sì. Sì. Comunque, Danilo, andiamo avanti. Io ho terminato le mie curiosità ed è arrivato il momento delle domande, perché sei arrivato a toccare quota 106 spettatori, che non sono pochi. Allora, arrivano i saluti da parecchia, parecchia gente. Un attimo che mi è andato giù il cursore. C'è Massimo Scevi, Giancarlo Perani, questi li ho letti prima, Michele Contena, Stefano Branca, Davide Falchi, Brigitte De Vries, Elisabetta Calzolaio, Sergio Pozzali, Francesco Pandolfi, Stefano Savioli, Sara Gualco, Aldo Salvioni. Mario Gobbi scrive: Ciao Massimo, credo ce l'abbia con me, sono Mario Gobbi, lo scorso anno ho comprato un bracco da Maurizio. No, vabbè, questi sono messaggi privati che si saranno mandati loro, che non ci interessano. Daniele Bernardi dice buonasera. Ok, poi Sara Gualco, Aldo Salvione dice normale, Mario Bencic scrive buonasera, Marco, ciao Danilo Rebaschio, Giovanni Capone che scrive eccomi, che è appena arrivato, Nazareno Teti. Grazie.
che scrive: "Buonasera, Marco saluta il signor Rebaschi. Ho conosciuto la prima volta 6 anni fa su YouTube. Oggi è un onore ascoltarlo." Dairo, è stata anche la mia esperienza con lei, nel senso che i primi video che si vedono sul Bracco Italiano, che c'erano sul web e che ci sono tuttora, sono quelli di Caccia e Pesca, dove lei è stato protagonista. Ci ha fatto vedere anche bei cani in quei video. E quindi Sì, non sono l'unico. c'era. Lì c'era Ciclone, fuori in quel video l'avete visto nel C'era video. Ciclone, c'era Quasimodo Primo di Casa Massima, Oh, Quasimodo. c'era Xeres delle Terre Aliane, mi pare pure. No, Ceres no, non l'avevo ancora. C'era una giovanissima cagna di Giovanni Capone, molto importante, che poi ha avuto Sì, dei problemi. Pamela Long. Era una cagna straordinaria. Sì, Quasimodo, c'era Zorro. Zorro in diverse. Sì, che poi ce ne sono due, se non sbaglio, sono due diversi, perché in uno c'è la spiegazione di come gestire l'allevamento e l'altro si parla dell'addestramento, se non vado errato. L'addestramento, sì, è vero, è vero, è vero. Sì, Allora, qualche andiamo anno. avanti. Brigitte De Vries scrive: "Saluti Danilo." Poi c'è Detlef van Falen: "Buonasera Danilo." Sono di esteri questi. E poi c'è Francesco Guarniolo: "Ciao Danilo, spero tu stia bene, un grande saluto." Roberta Lotta dice: "Buonasera." Ballarini Giuseppe: "Buonasera Danilo." Supar: "Buonasera a tutti." Franco Boni: "Grande ciclone." E iniziano i ricordi qui. Giuseppe Sessa: "Buonasera a tutti." Giancarlo Perani scrive: "L'unico conduttore che si permise di vincere la Coppa Europa col CAC." Giancarlo, grande allenatore. Non so se avesse chiesto il permesso all'epoca, però la Coppa Europa è stata vinta, insomma. La Coppa Europa è stata vinta, è stata, ripeto, che veramente, ma il fatto non perché ero io, perché era ora che sto Bracco italiano fosse proprio sul cielo d'Europa, era ora, perché già l'avevano tentato prima di me tanti altri cani, anche importanti e via. Era ora che sto Bracco italiano facesse questa sua uscita e quindi insomma si aspettava. Ha detto, cazzo, a me sono contentissimo. Allora, qui ci sta. Contento Sì, anche dico. Scemi, perché vi ricordo la telefonata quando gli telefonai che gli dici, oh, siamo campioni d'Europa, anche lui quasi si è messo a piangere. Grande soddisfazione. C'è Max Bracco, che è Massimiliano Di Lorenzo, che scrive: "Un saluto a Danilo, grande dresser. Sarebbe bello un aneddoto quando era giovane con il maestro Rino Vigo." Beh, Rino Vigo era un personaggio un po' particolare, anche quello un po' alla Ciclone, eh? Cioè, non sapevi mai come prenderlo, ma bisognava un po' stargli dietro. Rino Vigo aveva un grande colpo d'occhio. Lui, un cane, e quello mi ha insegnato tante cose su quel fatto lì. Lui, come vedeva un soggetto, dopo 30 secondi gli faceva l'analisi. Una radiografia e non sbagliava. Aveva un colpo d'occhio sui cani che era una cosa bestiale. Poi basta pensare all'inventiva che ha avuto dalla famosa Braga, insomma, bisogna solo da quello darne atto. Perché attenzione, non è che non c'erano altri strumenti che aiutavano a far trottare il cane, c'erano, eh? C'era chi usava un cordone con un peso, quelli che gli mettevano. Gli legavano al collare un filo e un bastone qui che picchiava, poi c'era il cane furbo che prendeva in bocca il bastone e andava. Cioè, cercavano di avere altri sistemi, ma l'invenzione della pastoia di questa braga qui è stato un colpo di genio per lui, amante già dei cavalli trotter, quindi da lì gli è venuta Sapeva come utilizzarla. l'ispirazione perché quando ha avuto l'Ir 2 dei Ronchi, che era un cane al di sopra delle righe, paragonati ai cani di quei tempi. E poi, detto com'è, dall'Ir 2 dei Ronchi abbiamo avuto tutti i trailer, chiamiamoli anche i nostri, sono trailer che abbiamo anche ora. Cioè è partito tutto da là, da quel cane particolare. Insomma. E quel cane imponeva, come mi diceva lui, imponeva un qualcosa di diverso, perché i sistemi di quei tempi, sempre usati fino allora, non erano utili.
Ed ecco che il colpo di genio, pam, e ha sparato a sta brava. Che io ne sono stato parte testimone di un aneddoto, non faccio i nomi perché non va bene, a parte che non c'è più, quindi non. Mi trovavo, e allora si andava in Istria, credo che era il primo anno, il secondo anno che andavo, era il 78-79, quindi avevo 20 anni. È finito il militare, io ho cominciato con Rino Vigo, e allora si andava in Istria, si stava su 45 giorni, si partiva l'1 o il 2 di febbraio, tassativo, e si tornava dopo la metà di marzo. Quindi il lavoro, anche lì, ecco, si può aprire una parentesi, sono cambiati i sistemi di lavoro. Perché sono cambiati anche i metodi e le distanze, le strutture, tutto quello che vogliamo. Allora si partiva, si stava via un mese e mezzo. In un mese e mezzo tu fai il lavoro, perché il cane lo lavori, lo fai riposare, poi c'è quello che ha bisogno di lavorare più spesso, quello che riposa. Cioè tante cose, gli dai la punizione, aspetti il ragionamento, lo vedi il giorno dopo, dopo 2 giorni. Hai il tempo di fare. Ora le cose sono molto più veloci, anche perché gli spostamenti sono veloci. Ora parto da casa mia alle 8 del mattino, al pomeriggio sono a Zara, cioè allora, sì, allora partivo con un 238, partivo di notte per arrivare in frontiera prima delle 6 del cambio, perché così le guardie erano un po' stanche, non ti controllavano perché non si poteva portare nulla e passavi con tutto. Cioè erano tutte situazioni, erano avventure. Poi stavi là, il primo anno. Abbiamo per dar da mangiare i cani che non si poteva portare niente, però nascondevi il riso e allora facevi bollire il riso, però poi bisognava avere la carne. Il primo anno abbiamo macellato un asino e una mucca comperati dai contadini, in due, noi e Putini, Gastone e Putini, no? Un'avventura, anche lì 3 giorni per macinare tutta sta carne con un macinino a mano, non ti dico la fatica, una roba che è bestiale. Fare ste borse di carne, era poi più la carne che dava i carne, insomma, era un'avventura, quelle cose che, mamma mia, a pensare ora dici, ma adesso un affare, salgo sul furgone, metto in moto, vola, va a 180 all'ora per la miseria, allora andavi a 90 all'ora in autostrada ad andare bene, insomma, Va cambiato bene, Danilo, io vado avanti con i commenti. tutto. C'è Salvatore Marocco che scrive: Danilo, preparati che appena prendo la femmina, appena sono sicuro sia ottima cacciatrice, te la do per fargli fare qualche risultato. Ho avuto il piacere di conoscerti, anche se per qualche minuto, al trofeo in memoria di Marsano, ero con Ziron. Lo ricorda? Sì. Questo è un ragazzo che si sta approcciando adesso, uno dei ragazzi di cui parlavamo prima, insomma. Poi Sì. c'è Nazareno Teti che scrive: Non basta tutta una vita per conoscere l'ABC, ma posso conoscere su due battute cosa intende per avvicinare l'addestramento? Avvicinare l'addestramento? No, lui dice, siccome prima lei ha detto, Danilo, bisogna, i giovani devono conoscere l'ABC, partendo dall'ABC poi sempre di più con umiltà. E lui, Nazareno, scrive: Non basta tutta una vita per conoscere l'ABC, forse, ma si può sapere in due battute che cosa si intende per ABC nell'addestramento? Non capisco l'addestramento, come ho detto prima, dipende uno cosa pretende dal proprio soggetto. Cioè non è che c'è un addestramento per cosa. L'addestramento c'è se se ne ha bisogno, perché può anche darsi che uno prende il suo cucciolo, se lo alleva, venatoriamente parlando, magari non ha bisogno di un tipo di addestramento. Cane, viene da sé, perché se poi uno ha le No, possibilità. io penso si parli sempre delle prove di lavoro. Ah, beh, no, le prove di lavoro, beh, la cosa è complicata. È complicata perché o uno, ripeto sempre, o uno ne ha le possibilità e le capacità, altrimenti bisogna darlo a chi le fa. E portare un soggetto alla maturazione, diciamo, per le prove, ci vuole tempo, ci vogliono mesi, mesi, mesi. Mesi perché tu devi poi portare il soggetto così ad esprimersi nel migliore dei modi. Allora ecco che in Italia non c'è più la possibilità, si va all'estero, perché guardate che l'animale che fa esprimere
il cane da ferma in un certo modo sono le statue, e in brigata. E quindi bisogna andare all'estero. Lì il cane apre la sua mente, se è un cane giusto, che ha le giuste qualità, e può arrivare oltre. Quindi, quando poi si è visto cosa sa fare, allora piano piano cominci a portarlo all'addestramento, a quello che vuoi tu, al percorso in un certo modo, al trattare la selvaggina in un certo modo, alla correzione e all'ubbidienza. Piano piano, perché ripeto, l'addestramento toglie sempre qualcosa al cane, non dà. E Ok. quando si parla, di selvaggina che è utile al cane da ferma, guardate che non c'è da confondere la brigata di starne con la nidiata dei fagiani, è tutt'altra cosa, è come l'oro e il piombo. Le starne sono quelle che impongono al cane un certo tipo di cerca e di ferma. Il fagiano non è animale specifico per il cane da ferma, punto. Poi meno male che c'è il fagiano che ha salvato tutta la baracca, perché altrimenti noi saremmo morti. Ma ciò che è proprio l'istinto, la capacità del cane di esprimersi in un'azione di ferma sono le statue. Dopodiché uno va anche a gallina, ma se il cane ha avuto quell'input particolare e ha aperto la sua mente in quel modo, poi io posso anche andare a fargli fermare la gallina dal pollaio, che il cane va bene lo stesso. Ma l'importante è dare l'input giusto, perché se tu vai subito a galline, finito il discorso. Ok, allora poi c'è Renato Bernardini che è subentrato poco dopo e scrive buonasera a tutti. Carolina Pirro, buonasera, molto interessante. Pier Marco Colonna che ci dice che anche oggi lo guarderà in differita perché deve lavorare. Buonasera da Fabrizio Bucci. Giorgio Ziron che scrive buonasera a tutti, ciao Marco, ciao Danilo e guarda che ti ascolto. Poi Renato Bernardini scrive: come mai il bracco è così attratto dall'emanazione o passato del capriolo? Si riesce a correggerlo e come? Sì, beh. Capriolo purtroppo è un problema per tanti e per tutti, perché ce lo troviamo dappertutto. Ora, è un consiglio che posso dare. Se uno avesse la possibilità di abituare il cucciolone alla presenza dei caprioli, cioè faccio un esempio, avere la fortuna di avere qualcuno vicino che ce li ha nel recinto, quel che è, portare spesso il cane alla presenza, abituarlo alla presenza, poi si tribula meno a farglielo poi lasciar perdere, perché insomma, il capriolo, come diciamo, la lepre è molto sticolante, insomma, via. Che poi il naso in terra, il baracco italiano, guardate, sappiamo benissimo che se a farlo abituare a prendere le scie in terra un minuto, perché è portato, è una cosa tremenda. Quindi è per natura lui un po' un Ha segugioide, tutta se la vogliamo. morfologia per farlo, diciamo. Ecco, quindi però il capriolo è un problema per tante cose. Certamente va ripreso, ecco, ma prima lo fate, da giovane si tribola meno, perché il cane un bel momento poi capisce. È come il cane con le galline, no? Una volta chi li aveva in cortile, se tu abitui il cucciolo subito si abitua. Se ci porti un cane già adulto, come diventa un problema. Il capriolo, sì. L'unico sistema, Ok. se hai la possibilità di renderglielo presente sempre, che così si abitua alla presenza e quando se ne sente l'odore non gli dà pure. Essere Ok, poi fortunati. c'è una domanda interessante da Diego Marani che scrive: buonasera Danilo, lei ha i suoi cani da prova o ai cani dei suoi clienti? Finita la stagione delle prove, fa fare comunque la stagione di caccia sapendo che lei è un gran appassionato di caccia? Cioè, è consigliato o no? Oh, io sempre i miei cani, sia i miei che quelli che gestisco di altri dei miei clienti, quando si arriva alla fine anno io li ho sempre portati a caccia. Caccia fuori in riserva dappertutto, cioè purché il cane in quel periodo lì si sciolga, faccia, fermi, prende, porta. Insomma, cane da caccia. Cioè, il bracco italiano, il continentale italiano è ancora fra quelli che se è un bravo cane da caccia può anche fare prove. Cioè, a differenza di altre razze, questo è ancora quello che se tu hai un cane bravo, che è un bravo cacciatore e naturalmente ha anche buone qualità, tu dalla caccia puoi fare le prove. Prove non vuol dire andare in Serbia a vincere le prove delle grandi starne, però le prove a caccia pratica. Cristo, un cacciatore, la caccia pratica dovrebbe volarla via.
Cioè, è importante. Guai, il cane, secondo io ho sempre lavorato così, poi ognuno ha i suoi sistemi. Prima di tutto il cane è cacciatore, anche all'inizio, prima di cominciare, chiamiamolo un dressaggio, una preparazione, prima si fa una bella annata di caccia. Caccia, io parlo personalmente quando vado a caccia, poesie non le guardo. Cane deve essere cacciatore, deve quello che trova, deve farmi trovare, volare, riportare, insomma, poi, logicamente, se hai le giuste qualità, ecco che cominciamo ad intraprendere un discorso diverso. Però lui sa esprimersi venatoriamente e quindi non farà fatica, semmai, a capire quello che io voglio. Guai, io ho Ok. sempre finito adesso, se, a meno che non chiudano, finito le ultime prove, a dicembre i cani vanno a caccia come? E si divertono un mondo. Vabbè. Adesso avevo qui la Minerva. E quell'altro giovane da lì, anche ieri sono andato in riserva e niente, abbiamo cacciato, abbiamo fatto. Adesso pian piano la Minerva la riprenderò, non è un problema. Tanto sono cani che capiscono la Danilo, questione. c'è un altro commento in cui si sente e si legge proprio la disperazione di Piermarco Colonna, che scrive: se hai un bracco italiano di 14 mesi, che se lo porti in campagna a caccia se ne va anche a 1 chilometro e non ascolta se lo chiami, cosa dovrei fare? Marco, farò questa domanda a tutte le interviste. Sì, beh, lo dovrebbe fare, bisognava fare prima, forse era meglio. Insomma, e beh, ora va aiutato, questo è sicuro, va aiutato, bisognerebbe fare un lavoro al campetto, per esempio, no? Il cane, fargli capire di non andare oltre, tanto può incontrare, procurargli l'incontro, ecco che arriva poi la lunghina, il discorso della corda, no? Che lo porti all'incontro, lo tieni in, insomma. Si può fare questo perché poi altri sistemi non ce ne sono, perché il cane a 14 mesi non può capire, quindi bisogna cominciare da zero. Se Ecco vuoi, perché è meglio lavorare da cuccioli poi. bravo, va ripreso come se fosse un cucciolo dall'inizio, perché ora non puoi intervenire con strumenti particolari, che è quell'età lì, visto che il cane no, se fa così perché non ha ancora capito, quindi guai assolutamente. Credo che sia meglio. Purtroppo c'è una credenza popolare che il cucciolo appena arrivato non sia affezionato al proprietario, quindi se io lo libero il cucciolo mi scappa. Però proprio nel suo video, quello di caccia e pesca, c'è una bella cucciolata e lei prende e libera. Sì. Alla fine il cucciolo è insicuro, come fai a pensare che ti possa scappare da... Il No, cucciolo non scappa. ma i cuccioli non scappano, dove vuoi che vada? Cioè, se io porto a casa un cucciolo e mi scappa, è perché quello avrà sempre problemi in tutta la vita. Cioè, vuol dire che praticamente non ci siamo, è un carattere un po' schivo, permaloso, e quello lo dimostrerà sempre. Altrimenti il cucciolo non può scappare, anzi, deve cercare il contatto con la persona. Poi c'è Antonello Derrigo che scrive: buonasera. David Sabot che scrive: buonasera, cosa mi consiglia per migliorare il riporto spezzettato? Ah, sì, capisco. Beh, anche lì è un lavoro da cortile, nel senso che di solito io sempre uso la lunghina, gli butto qualcosa da riportare, il cane prende in bocca, velocemente lo devi tirare a te e poi magari cominci a dargli una leccornia, magari una volta te lo lascia a 1 metro, una volta poi te lo lascia a 2, poi magari. Cioè, è un lavoro un po' lungo. Però non è da fare in modo che il cane si stanchi, mi spiego meglio. Se glielo fai oggi, glielo fai una volta, 2 volte, basta. Via. Domani glielo fai una volta, non due. Terzo giorno lo lasci fermo, poi lo riprendi ancora, gli fai una volta, due. Perché il cane non si deve stancare, poi lo deve prendere per gioco, anche perché riceve poi una leccornia e questo può essere utile. Praticamente il cane che prende, mette giù, poi riprende, mette giù. Ecco. Magari con la lunghina glielo butti, lo tiri velocemente, magari non ha il tempo di metterlo, poi capisce che se riporta prende il premio. Se fa quel ragionamento lì è fatto. Ok, poi c'è È Aldo uno. Savioni, com'è? No, dico, è uno dei sistemi, via. Poi a Sì. volte si può anche
si può anche usare un altro cane che riporta, a legare questo fermo lì, far riportare un farlo andare altro, in cropping. fargli sentire le cornie a lui e dargliele a quell'altro, cioè è una forma di gelosia, no? È un discorso lungo Ok. però, non è facile, cioè non è semplice, è una questione piuttosto lunga e non stancare il cane. Ok, Giorgio Ziron scrive, dice bene Danilo, i cani riproduttori vanno visti sul terreno, oggigiorno spesso non è così. Poi Pier Badia, mi piace molto come parla Danilo. Fabrizio Bucci, secondo Danilo Rebaschio, il bracco italiano attuale è un cane in salute? Sì, diciamo di sì, anche se personalmente pensavo qualcosa in più, però qui sono mancati un po' numericamente gli appassionati. Siamo limitati come numero di cani, però il bracco è in salute. È in salute e vi spiego anche il perché, perché quei soggetti che abbiamo attualmente che lavorano e fanno bei risultati perché li meritano, perché stilisticamente ci sono, psicologicamente la psiche c'è del bracco italiano, si distinguono anche in esposizione, quindi vuol dire che la razza c'è. Cioè il cane del cacì può anche fare il cacì. Questo già da anni, non è da adesso, già da molti anni. Ora un po' meno perché ci sono un po' meno cani particolari da lavoro. Io intendo il cane in particolare, quel cane, quello che potrebbe essere arrazzatore, e quindi non ce n'è un numero particolare. Però dico sì, la razza è in salute, anche se pensavo qualcosa a me, tutto, ma stiamo Ok, bene. poi abbiamo Fernando Cedrone che scrive: buonasera, secondo lei quanto si deve spendere per acquistare un cucciolo di 70 giorni a destinare alla caccia senza imbattersi in speculazioni? Adesso la cifra. Ognuno mette la cifra che vuole, ma è sempre poi legata alla questione genetica, cioè Più importante la linea di sangue, più andiamo a spendere, chiaramente. è logico, Andiamo avanti. secondo la linea di sangue, poi ognuno. Certo. Poi Giampaolo Emidio Paoletti. Roberta Lotta ha scritto tutto chiaro. Poi Giampaolo Emidio Paoletti. Vorrei chiedere al signor Danilo Rebaschio se ci parla della braga, considerato che la braga serve per incentivare il trotto quando va messa e per quanto tempo, e vanno ripetuti durante la vita del cane gli allenamenti con la braga? Certo, poi anche qui, cioè, adesso partiamo da un discorso In basilare. sintesi, Danilo, così. In sintesi, però, non è facile su questo Vai, argomento. vai, 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 vai. Ok, diciamo che per un bracco che va a caccia la braga non serve, nel modo assoluto. Cosa serve a fare? Le fasi di trotto a caccia il cane lo fa senza problemi. Il bracco, se è bracco, normale, se è bracco, costruito da bracco, alla psiche da bracco, non ha problemi. Non ci sono problemi. La braga caccia per un cane da caccia non serve. Serve dove? Serve per il cane da prova. Il cane che deve essere subito pronti via, in quel momento lì deve esprimere e far vedere subito l'andatura. Ed è quello il discorso. Se comunque, in ogni caso, io metto la braga a un cane che non ha una buona angolatura, una spalla dritta, una groppa che non è ben discesa, tutto quello che vogliamo, il suo movimento sarà un movimento sgradevole. Ma quello lo fa anche senza braga. La braga aiuta a quel soggetto che l'esuberanza lo porta ad essere oltre, lo aiuta a fare un ragionamento. Tutto lì. Il discorso del cosiddetto trotto da braga, ma non esiste. Ma qui sono mentalità di gente che non ha mai usato la braga e non sa perché c'è la braga e come la usa. Non esiste il movimento da braga, il trotto da braga. Il trotto, se è un trotto di qualità, è qualità. Se non è di, è come il galoppo del pointer. Il galoppo del pointer è di potente e di lunghe falcate, ma non sono mica tutti così. Ci sono i pointerini che hanno quel galoppo che sembra più breto che pointer. E il bravo italiano è la stessa cosa. C'è il trotto che è bello, lungo, potente, chiuso e si chiude velocemente col suo bel portamento e via andare. C'è quello che invece, poverino, costruito in modo tale che ha la tibia corta, la spalla dritta e quando muove, quello sembra un motorino. Ma quello muoverebbe comunque così anche senza braccio. Fuori discussione. Chiaro, è chiaro. Allora andiamo avanti. Poi Aldo Salvione scrive: anche perché nel cofano auto non ne possono mettere più di due
Loro coi setter da 4 in poi, vabbè, questo è il ragionamento di prima della Panda, che non è nel Breton entra, il bracco no. Poi c'è Renato Bernardini, hai ragione Danilo, il bracco è solo per amatori, condivido tutto quello che hai detto. Antonio Vecchioni, la forte passione per questa razza si è consolidata in me anche grazie al signor Danilo del Re Baschio. Qui c'è un altro amante dei video di caccia e pesca, forse. Poi c'è Dennis Gonzato, buonasera, ciao Danilo. Mario Gobbi, complimenti Danilo per l'esposizione, chiara, simpatica ed esaustiva. Per la mia piccola esperienza mi ritrovo con tutto quello che hai detto. Nazareno Teti dice grande, Ugo Moretti, bravo Danilo, grande, Roberta Lotta, verissimo. Renato Bernardini, serata molto interessante, bene bene. Roberta Lotta che scrive grazie Marco. Mauro Nerviani, buonasera Marco, ciao Danilo, dici il tuo parere sulla coda, stanno diventando sempre più verticali o sbaglio? Ma anche qui, per la miseria, vedi? Cioè, si arriva al discorso che ho detto prima, no? Che tanti si inventano ad essere allevatori e poi succedono i patatrac. Queste questioni sono nate perché hanno fatto degli accoppiamenti che non dovevano fare. Ora va tolto, va aiutato, quando ci sono dei cani che hanno un portamento di coda non nella giusta logica, vanno aiutati a non riprodursi. Questo è il discorso che ho fatto prima. Tanti accoppiano, fanno gli allevatori senza avere nessuna base informativa. Cioè, uno si deve informare, come ho detto prima, uno, il bravo italiano va studiato, uno deve informarsi, deve studiarlo, deve capire il tutto. Dopodiché, che poi questi difettini, che sono difettoni, non difettini, una volta che li hai dentro, a togliere, è un problema serio. Guardiamo i Kurz, adesso per cambiare sponda. Oh, non c'è più un cursor che riesce a fermare con la coda come si deve, ha tutte lì a terra. Non vogliamo mica arrivare come loro, cioè, visto che c'è qualche soggetto, qualche linea, beh, stiamo attenti, insomma, via. Allora dico anche quelli che allevano o vogliono far cucciolate, signori, attenti perché le code sono importanti. Ok, poi Giorgio Ziron vuol sapere come vedi i brachi italiani nella caccia a starne. Caccia, il bracco italiano è uno starnista per natura. Poi, Giorgeno, il bracco italiano è uno starnista per natura. È nato qui nella pianura, nelle colline padane. Oh, qui era pieno di starne. Poi sei arrivato tu, Padoano, le hai fatte fuori tutte. No, scherzo. È uno starnista per natura il bracco italiano. La capacità olfattiva, non la capacità olfattiva, mi spiego meglio. Cioè, il modo in cui il cane fiuta l'emanazione lo porta ad essere starnista. Cioè, tutti i cani fermano le starne, anche il cane che non fa la caccia a starne, trova le starne e le ferma. Ma è il fatto di saperle fermare in certe occasioni. Il bracco italiano è un cane di guerra. Il bracco italiano è un cane che lui cosa fa? All'emanazione comincia a interrogare, si fa le domande. Ecco perché dico che è un ragionatore. Lui lo vedi che ha l'emanazione, ma lo vedi 50 metri prima che ti va a prendere. E uno si dice, ma come ha fatto a sentirle quelle risposte? Certo, lui è così, lui è un ragionatore, l'effluvio lo ragiona, lo incamera un bel momento, vedi che picchia, vai, vai, pam, te le va a prendere e magari ce le ha a distanza che se uno volesse sparare le hai fuori tiro. Quello è lo starnista doc. Ok. Capito? Vai. Poi Aldo Salvione chiede, ripropongo un quesito, ha trovato differenze tra Roni Marroni e Bianco Arancio nel cane da lavoro? No, cioè è la solita differenza che pur essendo la stessa razza ci sono delle diversità. Il mantello è... Ho avuto dei roani stupendi. Io sono un amante dei roani, malgrado che ora non ne ho, ma roano è un cane uguale, insomma, via. Ci sono delle differenze, non c'è differenza di lavoro, insomma, fra uno e l'altro. Poi c'è Max Bracco che scrive Ipertipo ed Expo, tanto amati all'estero, Parimalo e fine dei Cocker. Bravo. Vabbè. Massimo Scevi, complimenti Danilo, sei un grande, bellissimi ricordi. Salvatore Marocco, che differenza troviamo tra soggetto femmina e maschio nel carattere, nel modo di cacciare, precocità, venaticità, eccetera?
Ma, insomma, genericamente forse la femmina arriva un attimino prima, ma forse è proprio il gene del maschio o della femmina, no? Diciamo C'è che noi, sempre anche soggettività anche qui, forse. noi ragazzotti siamo più bambini, invece le ragazzine sono sempre più donnine, no? Cioè, è qui la stessa cosa. Forse la femmina è un po' più così docile, apprende un attimo prima. Maschio maschio, insomma, via. Sottile comunque la cosa, non c'è quella gran differenza, insomma, bisogna proprio analizzare, c'è un po', Ok. Stefano Savioli dice: Bravo Danilo, complimenti, abbraccio da Gaspare e Stefano. Andrea Morandi: Danilo, sempre un piacere ascoltarti, grande professionista e soprattutto grande persona. Raffaele Bruzzese: Un vangelo di intervista, complimenti. Francesco Lissa: Secondo me è già sbagliato pensate ad una razza da lavoro come il bracco, come se ci fossero due linee. Una da Expo e una da lavoro, il cane è uno solo. Ma Va certo che è bene. uno. Cioè, io ho detto Donate. questo per non arrivare al punto di avere due linee. Bisogna lottare per la linea, quella, il branco è quello. Grazie a Dio ancora ce l'abbiamo, l'unicità. Poi c'è Donato Scalfari che dice buonasera a tutti. Sara Gualco domanda: qual è il vantaggio di avere un bracco come ausiliare nella caccia? Cane? Qual è il vantaggio di avere un bracco ausiliare nella caccia? Come ausiliare? Penso rispetto alle altre razze, abbiamo detto Vabbè, prima. abbiamo detto Forse. prima, è un po' l'essenza del bracco italiano paragonato alle altre razze. Il piacere è quello. Diciamo che, come abbiamo detto, sono più gli svantaggi che i vantaggi, però se capisci quali sono i vantaggi, poi ti innamori talmente tanto che te lo prendi. Poi Ma poi lei l'ha avuto un bracco, ce l'ha credo ancora, quindi la sa. c'è Antonio Vecchioni. Io i video di Danilo li guardo almeno 2 volte al giorno a settimana e ogni volta mi viene la pelle d'oca, come la Ah, mi preghiera, insomma. preoccupa. Quelli di caccia e pesca. Francesco Lissa, bellissimi quei video, appassionanti, grandi signor Re Baschio. Salvatore Marocco, siamo in due, sempre sui video si parla. Daria Florenzi, concordo su quanto riguarda il mondo espositivo, ma dovreste presenziare di più voi con i cani che lavorano e morfo funzionalmente corretti. Ai ai. È vero, Ha ragione. è certo, perché poi tra l'altro morfofunzionali corretti li sono, perché se sono cani da lavoro vuol dire che li sono, altrimenti no, non potrebbero lavorare come si deve. Però il Se... fatto che c'è un po' di assenza dei dresser nelle esposizioni. Ma vedi, i dresser mancano perché hanno altre visioni. L'ho detto prima, il bracco italiano è una razza fuori, è una razza che va spinta, va portato e va tenuto perché è razza da lavoro. Lì mantieni la razza. La morfologia ci deve essere e bisogna continuarla, ma è sempre in funzione al lavoro. Quindi sono quelli dell'Expo che dovrebbero avvicinarsi un po' più alle prove di lavoro. Vi spiego meglio. Chi alleva per l'Expo dovrebbe allevare anche cani che sono un po' più portati a loro. Allora sì che avremo un nucleo unico, il bracco è quello che fa l'eccellente in lavoro, ma lo fa anche in esposizione. Cavoli, abbiamo una razza doc. Su questo è fuori discussione. Ok, poi c'è Stefano Branca che scrive: Interessante il parallelo caratteriale fra il bracco e le razze più diffuse ai fini dell'addestramento che abbiamo fatto prima. Riccardo Laschi: Ciao Danilo, è sempre un piacere ascoltarti. Giancarlo Perani: Tutto quello che non è possibile descrivere in uno standard di razza è fondamentalmente l'essenza della razza. In pratica, o la si conosce oppure non la impari leggendo. Ugo Moretti: Rino Vigo dei Breton. Quando Sì, parlavamo prima di Rino Vigo, era lui. Ok, Rino Vigo aveva anche i Breton, come no? Li ha allevati, ha allevato Breton importanti, con l'affisso del Pasti. Stuart Griffin scrive: Buonasera Marco e Danilo, ottima televisione, grazie. Miguel Canaverde: Buonanotte, un grandissimo piacere ascoltare Danilo. Antonio Vecchioni: Un'enciclopedia vivente, patrimonio inestimabile per i giovani e per la razza. Daria Sì. Florenzi:
Altrimenti il rischio è davvero fare due razze, tornare nei ring e tornare a presentare i cani, vanno sugli arrivi. Vabbè. Antonio Vecchione concorda. Giorgio Ziron, esatto, paragonare il Faggiano RTI a un branco di starne, come si fa? Come paragonare? Dice, esatto, paragonare i Faggiano RTI. Non so RT che significa, ha un branco di starne, come si fa? No, non si può paragonare un fagiano a un branco di starne. Dov'è? Non capisco la. No, Giorgio, spiegati forse meglio. acertava il fatto che hai detto che è portato alle starne, quindi è diverso trovare una brigata rispetto che un fagiano. Sì, Poi no, Sergio De Sa. anche Sì. perché le stanne sono quelle che riescono a svegliare il cane in un certo modo, non il fagiano. Il fagiano dà dei problemi, perché il fagiano è un pedinatore. Pedino, Se noi vogliamo il cane fermatore, non lo dobbiamo fare esclusivamente sui fagiani, bisogna aiutarlo con altre cose. Poi, ripeto, poi vai a fagiani, vai a tacchini, vai a anatri, vai dove. Però l'input deve essere lì, devi imparare l'ABC. La impara lì. Dopodiché uno si adatta a tutto, ripeto, meno male che il fagiano c'è perché ha salvato la baracca, altrimenti noi saremmo spariti 50 anni fa. Quindi. Ok, Danilo, noi abbiamo finito. Siamo da 1 ora e 30 in diretta. Io altrimenti non riesco a caricare il video poi su YouTube. In ogni caso, ci sono solamente altri 4 commenti che ti fanno i complimenti, salutano e ringraziano per la serata che è stata molto interessante. Non rimane Bene, che ringraziarti. mi sono divertito anch'io. Ringraziare anch'io e veramente, veramente tante grazie per la disponibilità che ci hai dato e Ci per mancherebbe. la discussione. Quindi io, Se avete bisogno, chiamatemi pure, quello che posso aiutarvi faccio volentieri. senz'altro. Quindi siamo alle battute finali. Io le auguro buonasera e arrivederci alla prossima. Niente, saluto tutti e avanti con i vostri brachi, non vi fermate. Ciao ciao, Ciao. buonasera. Allora, signori, siamo alla fine. Avete ascoltato Danilo Rebaschi, è stato molto interessante. Grazie delle visualizzazioni e della partecipazione, che è stata veramente, veramente di grande, come dire, ci siete stati molto partecipi. Nulla, io vi do appuntamento a giovedì prossimo e anche questa sarà una serata interessantissima. Mi raccomando, tenete d'occhio le storie della pagina, tenete d'occhio la giornata di domani in cui pubblicherò il video delle prove di lavoro di Cannalonga e tenete d'occhio le storie della pagina perché finiti gli allevatori inizieremo con l'addestratore e riproporremo il format delle domande da fare agli addestratori, perché io ci devo pensare. Se voi mi date una mano, ci sbrighiamo prima e arriviamo. Va bene, io vi saluto, una buona serata a tutti o una buona notte per chi va a dormire. Ciao ciao.